Oggi siamo tornati su Way of the Hunter, questa volta qui nella nuova mappa Tikamun Plains. Come sapete, questa mappa è ambientata in Africa e tutte le specie che si trovano in questa mappa sono totalmente nuove. Come avete visto dalla mia mappa, ho già esplorato un pochettino e ho preso soprattutto le altre lodge che ci sono in questa mappa. E con questo nuovo aggiornamento hanno aggiunto anche alcune nuove armi, ovvero tre archi, come ad esempio quello che sto portando io al momento. E ce ne sono altri due, uno è molto simile a questo, cambia soltanto la skin che ha sopra, mentre che l'altro cambia qualcosina, ma praticamente tutti gli archi possono prendere dalla classe 1 alla 6 come quello che ho adesso, mentre che l'altro arco può prendere dalla 2 alla 5, quindi è un pochettino diverso. Io preferisco questo qua e oggi ovviamente proveremo a utilizzarlo su quasi tutti gli animali che ci sono in questa mappa e vediamo un pochettino di trovarci qualche trofeo. E qua davanti abbiamo già due specie di questa mappa, ovvero i facoceri, e uno di quelli è un adulto da una stella che non sarebbe male da prendere, ma purtroppo non ho con me il richiamo. E poi abbiamo dietro degli gnu dalla coda bianca. Abbiamo anche qua due adulti, uno da due stelle e uno da una stella mi pare, che quindi non è male da tirar giù, perché ovviamente un adulto da una stella non ha una buona genetica. Appena riesco ad avvicinarmi un pochettino provo a utilizzare il richiamo. E tra l'altro i richiami da utilizzare sono già quelli che c'erano prima, ovvero questo qua serve per attrarre tutte le specie degli gnu e anche qualcos'altro. Ora possiamo andare a vedere. Sì, ecco appunto, attrae tutti i due gli gnu e gli springbok. E poi abbiamo anche questo altro richiamo che serve per attrarre l'orice gazzella e il kudu maggiore. E infine questo altro richiamo che serve soprattutto per il leone e poi per la iena maculata. Sono tutti, come vedete, richiami che c'erano già prima nel gioco, perché a quanto pare non hanno voluto aggiungere altri poi e modificare quelli che c'erano già per poterli utilizzare su di queste specie. E vediamo di attrarci uno di questi gnu qua. E quindi a quanto pare erano due i maschi adulti da una stella di questi gnu dalla coda bianca, ed entrambi si stanno avvicinando. Perché ho deciso di chiamarli? Semplicemente perché, come ho detto prima, voglio utilizzare l'arco su quasi tutte le specie di questa mappa, anche perché è fatto benissimo, a me piace un sacco, sembra molto The Hunter Classic. Infatti se un animale viene preso con l'arco e magari c'è un altro dietro che non è troppo distante, alcune volte potrebbe non spaventarsi e non correre via. E quindi si va anche la possibilità di prendere più di un animale dalla stessa mandria. E questa cosa è fantastica. Tra l'altro, se andiamo in mira, è bellissimo perché con questo tipo di mirino ci segna praticamente le distanze dei vari pin che ci sono. Ed è bellissimo. L'unica cosa che non ho capito bene ancora di quest'arco è se dopo un po' di tempo che si sta in mira si inizia magari a tremare e poi a togliere dalla mira, oppure se rimane fermo quanto tempo si vuole. Perché per quanto mi riguarda, almeno al momento, non ho visto che c'è questa cosa. Quindi vediamo un pochettino. Questo ormai è abbastanza vicino, quindi appena si ferma proviamo a prenderlo. E vediamo un pochettino appena si gira. Eccolo. E così un colpo vitale. E come vedete l'altro dietro non si è spaventato, quindi sarà come al solito allertato, ma è comunque attratto dal mio richiamo, quindi anche se allertato ci verrà comunque addosso. E infatti, come vedete, è in allerta, ma comunque ci viene verso di noi. E questa è una delle cose più belle che mi piace di quest'arco. È fantastico. Il poter prendere più animali dalla stessa mandria è bellissimo. E tra l'altro questo arco mi piace tantissimo. Quindi ci siamo quasi, direi che possiamo provare a prenderlo prima che si spaventa. Il vento è comunque buono, quindi non dovrebbe spaventarci. È un po' più distante del previsto, ma direi preso bene. Ci metterà un po' di tempo ad andare giù. Proviamo a seguirlo con il mirino. Ok. E poi abbiamo anche alcuni facoceri che, come vedete, non si sono ancora spaventati ovviamente, e sono totalmente calmi. C'era un adulto e una stella che è quello, penso. E non mi dispiacerebbe prenderlo perché comunque non ha una buona genetica e non sarebbe male buttarlo giù, anche se dietro i cespugli non lo vedo bene. Quello dovrebbe essere adulto da una stella. Proviamo a prenderlo col 338.
che ovviamente non è l'arma adatta per questo animale, ma ho soltanto questo, quindi ci adattiamo. Ed è giusto il colpo. E di solito questi animali tendono, anche se si prendono a doppio polmone, a scappare un bel po' di distanza. E quindi col 338, ovviamente, che non era la classe adatta, la buttato giù sul colpo. Quindi presa al cuore, polmone sinistro e destro, l'arco è fantastico anche per questo. Ha una penetrazione che è bestiale. Come vedete là è arrivato quasi al centro della sua cavità toracica. Ecco, si è fermato esattamente qua alla punta. E la penetrazione è fantastica. Si prendono totalmente i polmoni tranquillamente. 23% di genetica, quindi perfetto da dover buttare giù. E direi che possiamo confermare. Andiamoci a prendere questo altro. Questa era la sua traccia. È morto sul colpo, ok. Mentre che l'altro, a quanto pare, mi sa che non l'abbiamo colpito bene. Rosso, l'animale è sopravvissuto. Quindi penso di averlo colpito un po' troppo avanti e un po' troppo in alto. E purtroppo devo ancora abituarmi e cercare di capire se effettivamente devo tirare un po' più avanti con la freccia o se c'è comunque... quanto tempo ci mette la freccia ad arrivare all'animale, ecco. E queste sono ancora cose che devo capire, ma comunque uno dei due l'abbiamo buttato giù sul colpo, il che è ottimo. Ecco qua il nostro facocero da una stella adulto. Dopo polmone, cuore, abbiamo colpito tutto quello che c'era e direi colpo super vitale. 48% di genetica, quindi anche questo era buono da dover buttare giù. Confermiamo. E tra l'altro, come vedete sulla mia mappa, gli sono segnate tantissimi punti di questi qua blu. Questo perché, ovviamente, esplorando la mappa ho già trovato potenziali trofei e trofei assicurati. E parlando di trofei assicurati, uno di questi è qua davanti. Se vi state chiedendo come faccio a sapere che è un trofeo assicurato, semplicemente perché, ora appena riesco a vederlo, vediamo un po' dove è finito. Ecco, dovrebbe essere lì in mezzo. Come non ve l'ho ancora detto, ma ovviamente su di questa mappa ci sono anche degli animali rari. E uno di questi è proprio il primo trofeo che ho visto su di questa mappa. E forse anche la mia seconda mandria di animali presi su di questa mappa. Che, come volete vedere anche da qua, quel bufalo lì davanti. Come vedete, totalmente più bianco degli altri. E come avrete già capito, è un bufalo albino. La prima volta che l'ho visto era un giovane da una stella. Ora non so se sia cresciuto, perché poi non l'ho più controllato. E magari adesso possiamo andarcelo a vedere, proprio perché qua davanti. Ed è stata anche un'ottima fortuna ritrovarlo così. E a quanto pare è ancora un giovane da una stella. Ovviamente questo non lo voglio buttare giù adesso, ma voglio aspettare che cresca fino a quando è anziano. E speriamo che abbia una buona genetica, perché nel caso diventa una bella bestia. Purtroppo sulla genetica in realtà non sono così sicuro, perché se andiamo a vedere con il mirino, il palco non mi sembra molto simmetrico, come vedete. Da una parte già la punta è molto più meno arrotondata, dall'altra invece è molto più arrotondata, quindi mi sa che non ha una buona genetica. Ma comunque è un ottimo bufalo albino, che da quanto ho visto non è poi così tanto raro alla fine. Tra l'altro, visto che siamo qua vicini, vorrei farvi vedere il modello di questi animali, perché sono fatti benissimo. I modelli di questi animali sono fantastici. Sono veramente fatti bene. E si può vedere tutta la pelliccia come realistica. E il modello soprattutto dell'animale è davvero fantastico. Questo tra l'altro è lo gnu di prima, almeno penso, l'adulto da una stella che prima non abbiamo preso. E a quanto pare questa è la nostra seconda opportunità di poterlo prendere. Vediamo di farlo avvicinare fino a quando possiamo. Tra l'altro questo qua è il richiamo che serve effettivamente per attrarre questi animali. Ormai ci dovremmo essere, 32 metri. Iniziamo a mettere l'arco pronto. Ok, ci siamo. E ora appena si ferma direi che possiamo provare a prenderlo. E come ho detto prima, appunto, non so se effettivamente dopo un po' che si sta in mira l'arco si toglie o succede qualcosa del genere. Perché ho provato, ma sono stato un bel po' di tempo e non è successo nulla, quindi magari non c'è questa cosa. E la seconda possibilità direi che è stata decisamente bene. Giusto il colpo, quindi probabilmente anche questo colpo super vitale. Alla fine con quest'arco fare colpi al cuore non è poi così difficile. E tra l'altro, come vedete, gli altri gnu che sono là davanti, che sono del suo stesso gruppo, sono ancora calmi. Quindi vediamo di confermarci questo adulto qua, che penso sia lo stesso di prima. Preso infatti con due tiri.
Il primo, mannaggia, di pochissimo. No, l'ho preso invece. Il polmone l'ho preso. Però mi ha detto che l'animale era sopravvissuto, quindi... interessante. Strano che non sia ancora morto, perché comunque al polmone l'ho preso. E in teoria dovrebbe essere un colpo vitale preso al polmone, però vabbè. Secondo colpo invece ovviamente polmone, arteria, cuore, pochissimo il cuore. E dovevo mirare un po' più al centro, sono andato un po' su sulla sua destra, quindi... peccato per quello, ma comunque colpo vitale. 22%, anche questo ottimo da buttare giù. E ovviamente adesso sto cercando, dato che siamo all'inizio della mappa, penso che la miglior cosa quando sia una nuova mappa è quella di buttare giù tutti gli animali piccoli per far praticamente migliorare la genetica, ecco così, dei gruppi. E praticamente in futuro magari saranno tantissimi trofei in questa mappa e speriamo che sia così. Là davanti abbiamo altri gnu e vediamo se sono effettivamente gli gnu striati oppure altri gnu dalla coda bianca. E questa volta abbiamo un'altra nuova specie che non avevamo ancora visto, ovvero l'orice gazzella. C'è un bel gruppo, molti di questi sono giovani da una stella, quindi... che tra l'altro non sembrano attratti dal richiamo, quindi magari hanno una buona genetica. Ovviamente questo adulto qua davanti da una stella, la genetica c'era più bassa del 50% perché è attratto dal nostro richiamo. E probabilmente... è allertato? Non so come mai si è allertato effettivamente. Vorrei provare a richiamarlo, ma non so come mai è diventato allertato così a caso. L'odore è buono. Forse sono io che non mi sono dimenticato di richiamare, potrebbe essere per questo. Sempre di nuovo attratto, quindi aspettiamo un attimo che si avvicina e proviamo a prenderlo con l'arco. Stavo dicendo, ovviamente, in questo primo periodo su di questa mappa la maggior parte del tempo lo passeremo a buttare giù animali piccoli, perché voglio cercare di aumentare la genetica dei miei gruppi al massimo per poter poi avere un sacco di trofei su di questa mappa. E ovviamente tra un pochettino di tempo ci saranno anche i primi ovviamente trofei. Eccolo qua. Colpo decisamente vitale e gli altri dietro sono allertati. Ogni tanto succede questa cosa e anche se sono distanti non ho capito come mai riescono ad allertarsi. Ma comunque le altre non... sono tutti giovani da una stella e femmine, quindi possiamo lasciarli lì. Confermiamoci questo maschio e vediamo un pochettino. La genetica di questo qua è probabilmente pochissima perché ha un palco minuscolo. Quindi preso un pochettino il cuore, arteria e polmone. 30% di genetica, quindi era ottimo da buttare giù. E vediamo di continuare. E possiamo provare un tiro sulla lunga distanza su uno di questi tassi del miele. Sono anche questi una nuova specie. Ovviamente non sarà una delle più cacciate, almeno da me, perché a me piace cacciare soprattutto le specie un po' più grosse. E penso di averlo preso. Ora non so se quanto possa correre effettivamente. Mi sta venendo addosso. Possono essere aggressivi pure questi, penso. Inseguito da un tasso, penso la cosa più preoccupante del mondo. Ok. Allora, non ho capito se era aggressivo, ma nel caso penso sia la specie più preoccupante da cui scappare soprattutto. Ma penso di sì, perché io ero fermo qua e lui, quando mi sono iniziato a spostare, mi ha proprio seguito. Quindi secondo me possono diventare aggressivi pure questi. E non so se possono effettivamente stordirti e riportarti alla lodge, ma sarebbe una cosa molto divertente. Comunque, questa era una femmina normalissima, adulta. E direi per il resto niente di interessante. Possiamo ovviamente venderlo con anche un buon prezzo, perché l'arco ovviamente, come ho detto, può prendere anche la classe 1 di animali. E questo, se non sbaglio, è la classe 1 proprio. E vediamo un pochettino. No, è grado 3 invece, quindi era un po' più grande, ma comunque può prendere anche la classe 1, che quindi non è male. Tasso del miele, eccolo qua. L'ho appena sbloccato e direi che possono diventare aggressivi pure questi. Molto divertente essere inseguito da un tasso, e me lo dovrò ricordare, e bisogna fare un po' attenzione quindi. E questa qua è una cosa che succede molto spesso con i bufali, e ancora non ho capito come mai. Ovvero, quando si cerca di avvicinarsi a questi bufali,
e lo stavo facendo per andare a vedere il mio albino. Praticamente alcuni di solito iniziano a muoversi, anche se sono calmi, e vengono verso di dove sono io praticamente. Non so come mai succede, e tra l'altro sono calmi, quindi non sono nemmeno aggressive. Non so come mai accade questa cosa, ma praticamente ci sono appunto di solito alcuni bufali che quando ci si cerca di avvicinare vengono sempre verso della direzione dove ci si trova, e ancora non ho capito come mai. Comunque, volevo praticamente andare a controllare il mio albino e fare un paio di foto. Quindi, eccolo qua. Come vedete mi sono avvicinato molto di più e adesso potete vederlo molto meglio. Facciamo muovere un pochettino, direi, lui, così almeno possiamo vederlo meglio mentre che si muove. Ed è bellissimo. Tra l'altro, da quello che ho capito, questo bufalo, di solito gli albini, quando sono giovani, sono molto più meno chiari praticamente di quanto dovrebbero essere. Ma quando poi crescono diventano molto più color bianco, ecco. Quindi al momento ancora non si vede molto bene che è un albino. Infatti la prima volta che ho visto ho fatto veramente fatica a capire che è un albino. Però si nota soprattutto in una cosa, ovvero adesso se riusciamo a fermare il gioco ve lo faccio vedere. Cerchiamo di mettere un'illuminazione un po' decente, così direi. Si nota soprattutto da questa parte qua davanti del muso, che è soprattutto sul rosa, mentre che se andiamo a vedere uno di questi qua è totalmente nero, come volete vedere. E poi anche da eccolo qua, da quest'altra parte qua sotto, ovvero i suoi zoccoli. Come vedete sono di un color bianco giallino oro, una robetta del genere. Mentre che se andiamo a vedere uno di quelli normali sono totalmente sul grigio nero. Quindi queste sono le uniche differenze che ci sono per distinguere l'albino quando è giovane. Poi vabbè, ovviamente si distingue dalla pelliccia, che è molto più chiara degli altri. Ma come vi ho detto, man mano che cresce diventerà molto più chiaro. Quindi speriamo che diventerà una bella bestia. E vedendola da più vicino si può vedere che effettivamente il palco non è proprio così simmetrico. Come vedete c'è una punta, quella da questa parte, che è molto più arrotondata, mentre questa parte è un po' meno arrotondata. Quindi sicuramente non sarà un 5 stelle da grande, ma comunque magari 4 o 3 stelle da anziano riuscirà a raggiungerle. E mentre che siamo qua, direi che possiamo provare a buttare giù il bufalo adulto da una stella che è insieme a questo maschio albino, che non so dove sia finito, ma dovrebbe essere qua da qualche parte. Tra l'altro, se vi state chiedendo come ho fatto ad avvicinarmi così tanto, uno, si sono avvicinati loro anche e sono già allertati in realtà. Forse perché è troppo vicino. Speriamo che mi attacchi. Nel caso non sarebbe una bella fine, ma comunque. Come vedete, adesso che è allertata, ma in realtà funziona così anche se calma, non si sa come mai, ma viene molto vicino a me. Poi dopo un po' gira e torna indietro. Ma ancora non ho capito come mai succede questa cosa. Ora è molto vicina e adesso si girerà e tornerà indietro. Forse non ancora. Comunque è strano perché effettivamente ci stanno guardando, ma non fanno nulla, direi. Ecco qua. E ora direi proprio che torna indietro, come vedete. Non ho ancora capito come mai succede sta roba qua. Ma comunque, ok. E il secondo motivo su come sono riuscito ad avvicinarmi così tanto è fare questi piccoli passi alla volta, ovvero così, e si sta fermo per un bel po' di tempo. Prendiamolo prima che vada da qualche parte. E quello lì è il maschio da una stella adulto. Il secondo colpo direi che è stato super vitale, l'ha buttato giù direttamente. Confermiamolo e vediamo se riusciamo magari ad avere una buona genetica su di questo gruppo. Anche se ne dubito dato che c'è l'albino vivo, però magari qualcosina riusciamo a fare. Confermiamoci questo ultimo bufalo di questa caccia, dato che ancora non ne avevamo preso nessuno, ma li avevamo semplicemente guardati. Quindi preso, l'ho già con la freccia. Quindi ho già provato ad ucciderlo una volta, ma l'ho preso al polmone e non è morto. Anche questo. Ok. Quindi ho già provato ad ucciderlo, ma nonostante abbia avuto una freccia nei polmoni, ancora era vivo. Interessante.
Poi preso all'intestino col primo colpo, decisamente indietro, ma l'ultimo è stato super vitale. Preso all'intestino di nuovo. E la cosa sul colpo. Ok, non mi sembra molto vitale, ma comunque. 43% di genetica, niente di interessante. Quindi vendiamo. Io raga, spero che questo video, il primo video qui in Tika Moon Place, vi sia piaciuto. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Io raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo, ciao!